pubblicato dalla ferrovia Circumetnea il bando per la tratta metropolitana Mister Bianco Paternò. Soddisfazione per il deputato nazionale Francesco Ciancitto, il sindaco di Paternò Nino Naso e il direttore di FCE Stefano Fiore. A Catania da questa mattina sono in funzione 11 autobus elettrici. Entro il mese ne arriveranno altri 7, ulteriori 18 entro l'anno. L'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha multato il consorzio per le autostrade siciliane per un importo di 500.000 euro, sotto accusa le lunghe code causate dai cantieri sulle autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania. Scoperto un deposito gestito da spacciatori e controllato con telecamere a lingua glossa, arrestata per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio una coppia, entrambi 25enni disoccupati. Il 27enne marocchino, che era rimasto gravemente ferito nell'esplosione di via Vittorio Emanuele ad Adrano, ha lasciato il reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania. Il ragazzo ha superato la fase più critica, i medici dichiarano che è fuori pericolo. Due escursionisti dispersi sull'Etna sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri. Sono stati ritrovati in buono stato di salute, infreddoliti per il brusco calo delle temperature. Tre incidenti mortali in territorio di Gravina. Abbiamo intervistato il sindaco Massimiliano Giammusso, che esclude problemi strutturali e parla di tragiche fatalità. I sindaci di diversi comuni della provincia di Catania hanno discusso del futuro e delle condizioni attuali dell'ospedale Castiglione Prestiani di Bronte, ospiti del direttore sanitario del nosocomio Salvatore Pillera. Forte il legame di Luca Parmitano con la Sicilia, in particolare Catania, l'astronauta paternese sui social dopo la San Silvestro a mare. Ho sentito un immediato sentimento di appartenenza. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ciak News. Lo apriamo parlando di mobilità. Pubblicato dalla ferrovia Circumetnea il bando per la tratta metropolitana Mister Bianco Paternò. Soddisfazione per il deputato nazionale Francesco Ciancitto, il sindaco di Paternò Nino Naso e il direttore di FCE Stefano Fiore. Sentiamo il servizio. Il bando per la tratta metropolitana Mister Bianco Paternò è stato pubblicato dalla ferrovia Circumetnea. La lunghezza di 11,5 km, circa il 50% del percorso in galleria, 5 le stazioni che devono essere realizzate: Gullotta, Belpasso, Piano Tavola, Valcorrente, al centro commerciale Etnapolis, Giaconia, corrispondente al territorio di Palazzolo, e Ardizzone a Paternò. È stato quindi mantenuto l'impegno prefissato con la tabella di marcia, che procede regolare, e sono attese le ultime procedure tecniche. Nello specifico si tratta dell'espletamento della gara, del suo affidamento, che salvo imprevisti dovrebbe arrivare entro la primavera. Poi ci sarà l'affidamento dei lavori per poter aprire i primi cantieri nel giro dell'anno. I tempi devono essere rispettati, in quanto la tratta deve essere realizzata, così come richiesto dall'Europa, entro il 2026. Attualmente le somme stanziate, arrivate dai fondi per l'esecuzione delle opere indifferibili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previste nel PNRR, coprono poco più dell'80% della spesa. Infatti servono 729 milioni di euro per realizzare l'intera tratta e la somma disponibile adesso è pari a 608 milioni. Sicuramente un miglioramento se si pensa ai 432 milioni di euro che il precedente governo aveva destinato all'opera. L'FCE quindi non si dice preoccupata dalla copertura dell'80%. La speranza è che con i ribassi d'asta e con possibili ulteriori stanziamenti dello Stato, oppure con la rimodulazione delle somme del PNRR, si copriranno i costi dell'intera infrastruttura, arrivando al secondo contratto applicativo. Ora mancano i fondi per il People Mover di Paternò, che dovrebbe collegare zona Ardizzone con piazza della Regione. Appena un mese fa il traguardo, che è stato appena raggiunto, appariva un'utopia, ha messo in evidenza il deputato nazionale Francesco Ciancitto. I fondi per sostenere la gara dell'intera tratta non bastavano più a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. Il sogno accarezzato per decenni stava per svanire. All'allarme lanciato dal direttore generale dell'FCE, Salvo Fiore, mi sono subito mosso, trovando l'ampio sostegno della deputazione del territorio nazionale e regionale, dei sindaci che in maniera compatta hanno
sostenuto la richiesta al governo nazionale per ottenere i fondi mancanti necessari. Il direttore dell'FCE Salvo Fiore ha sottolineato che quello raggiunto è sicuramente un ottimo risultato. Anche questa tratta è andata in gara. Quando i territori e i loro rappresentanti si muovono insieme all'unisono si raggiungono gli obiettivi, come in questo caso. A essere soddisfatto pure il sindaco di Paternò Nino Naso, a nome di tutti i primi cittadini dei territori interessati dall'opera. E a Catania da questa mattina sono in funzione 11 autobus elettrici. Entro il mese ne arriveranno altri 7, ulteriori 18 entro l'anno. Sentiamo i dettagli. Ridurre al minimo le emissioni di CO2 nell'aria per rispondere in maniera concreta alle nuove politiche di sostenibilità ambientale che l'Europa e non solo chiedono. Catania fa un passo avanti in questa direzione con l'arrivo e la messa in circolazione di 11 bus full electric da utilizzare per il trasporto pubblico locale. I bus sono stati acquistati dall'azienda pubblica di trasporti di Catania nell'ambito del programma di finanziamento PON Metro 2014-2020. Questi 11 autobus sono solo i primi di ulteriori mezzi che arriveranno successivamente ad emissione zero e a un ridottissimo impatto acustico. Sono equipaggiati con motore elettrico che garantisce un'autonomia di circa 300 km e sono dotati di aria condizionata. I mezzi hanno 49 posti per i passeggeri, di questi 18 sono a sedere. Sono tutti dotati di pedana per l'accesso dei disabili e a bordo è previsto un apposito spazio per poter ospitare una carrozzina. Sempre nel corso del mese di gennaio dovrebbero arrivare altri 7 bus più grandi con una capacità di 85 posti, di cui 26 a sedere, con autonomia di chilometraggio di circa 400 km. A questi 18 autobus elettrici nel secondo semestre del 2023 se ne aggiungeranno ulteriori 18 sempre full electric. Questo nuovo impiego di mezzi green del trasporto pubblico si inquadra in un piano ancora più ampio di totale rinnovamento della flotta della partecipata comunale grazie ai fondi della PNRR per la mobilità sostenibile. Fondi pari a 78 milioni di euro richiesti dal Comune di Catania nei primi mesi del 2022 per garantire l'acquisto di ulteriore 100 mezzi elettrici e 10 a idrogeno, i cui arrivi di questa fornitura sono attesi nel 2024 per completarsi entro il 2026. L'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha multato il Consorzio per le autostrade siciliane per un importo di 500.000 euro. All'origine del provvedimento le segnalazioni effettuate da Feder Consumatori Sicilia tra aprile e settembre 2021 sul forte disagio arrecato agli automobilisti siciliani dai numerosi lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 Messina-Palermo e sulla A18 Messina-Catania. Vediamo! Autostrade interrotte da numerosi e lunghissimi cantieri con riduzione delle corsie di marcia da 2 a 1 e conseguenti problemi per la viabilità. Questo è lo stato in cui versavano tra aprile e settembre 2021 la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania e per il quale Federconsumatori Sicilia aveva inviato delle segnalazioni all'autorità garante per la concorrenza e il mercato e chiesto al Consorzio per le autostrade siciliane di ridurre, se non azzerare, il costo dei pedaggi autostradali. Se dal Consorzio per le autostrade siciliane Federconsumatori non aveva ottenuto riscontro positivo, trascorso oltre un anno, l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, dopo aver acquisito il parere dell'autorità di regolazione dei trasporti, ha dato ragione all'associazione e multato il CAS per 500.000 euro. Si tratta di una grande vittoria non solo per Federconsumatori Sicilia, ma anche per tutti gli automobilisti siciliani. Il provvedimento dell'antitrust nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane contiene tre questioni di principio fondamentali. La prima questione riguarda il fatto che viene sancito il diritto degli utenti siciliani di avere una riduzione del pedaggio o un rimborso da parte del gestore autostradale. La seconda è che viene stabilito la connessione tra l'inefficienza del gestore e i danni che produce questa inefficienza nei riguardi dell'economia locale e del trasporto locale.
La terza questione invece riguarda il fatto che viene stabilito che l'allungamento dei tempi e i ritardi dipendono dalle inefficienze organizzative del gestore autostradale. Apriamo adesso la pagina della cronaca. È stato scoperto un deposito gestito da spacciatori e controllato con telecamere a lingua glossa. Arrestata per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio una coppia, entrambi 25enni disoccupati. Vediamo. Scoperto un deposito gestito da spacciatori e controllato con telecamere, i carabinieri del nucleo radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Randazzo, insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale dei cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio una coppia, entrambi 25enni disoccupati, lui incensurato, lei con precedenti di polizia. I fidanzati sono stati fermati dai militari mentre erano a bordo di un veicolo intenti a lasciare la propria casa in località Terremorte e lingua glossa. Dalla perquisizione domiciliare è venuto alla luce un sistema di videosorveglianza all'avanguardia con immagini solo del perimetro dell'edificio e di un caseggiato vicino. Le relative chiavi sono state rinvenute nello zaino del giovane. All'interno dello stabile sono stati trovati e sequestrati 4,9 kg di marijuana, 140,77 g di cocaina, 76,35 g di eroina, 411,3 g di hashish. Sotto sequestro oppure materiale per il confezionamento delle dosi, 4 bilancini di precisione, 3 radio ricetrasmittenti, 2 targhe contraffatte per vettura e uno jammer a 8 bande, disturbatore di frequenze radio. Un vano della dimora, tra l'altro, era diventato una serra indoor per coltivare la marijuana con tanto di impianto idrico completo di tubazioni di irrigazione, contenitori e pompa dell'acqua, lampade alogene per la produzione di calore, condotti da reazione e impianto elettrico. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto dei due e per l'uomo è arrivata la permanenza nel carcere catanese di Piazza Lanza. Adesso ci spostiamo ad Adrano. Il 27enne marocchino che era rimasto gravemente ferito nell'esplosione di via Vittorio Emanuele ha lasciato il reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania. Il ragazzo ha superato la fase più critica, i medici dichiarano che è fuori pericolo. Dall'ospedale Cannizzaro di Catania arrivano ottime notizie per il 27enne marocchino che era rimasto gravemente ferito mercoledì scorso a seguito di una esplosione di una bombola del gas in una palazzina di via Vittorio Emanuele ad Adrano. Il giovane oggi ha lasciato il reparto di rianimazione per essere trasferito al centro Grandi Ustionati. Una notizia bellissima perché questo significa che il ragazzo ha superato la fase più critica e i medici del Cannizzaro dichiarano che adesso è fuori pericolo. Il giovane extracomunitario adesso respira in maniera autonoma, ma naturalmente deve ancora seguire altre cure, ma quello che è importante è che lui si avvia verso la guarigione. Per il ragazzo in un primo momento si era temuto il peggio. Nella paurosa esplosione in via Vittorio Emanuele aveva infatti riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40% del corpo ed era stato portato al Cannizzaro in gravissime condizioni. Di pomeriggio la notizia che il ragazzo ha lasciato il reparto di rianimazione del Cannizzaro e si avvia, come detto, verso la guarigione. La notizia più bella di questo 2023 che è appena arrivato, una notizia che fa felice non solo la comunità di cittadini stranieri ad Adrano, ma di tutta la comunità adanita. Ancora la cronaca, due escursionisti dispersi sull'Etna sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri. Sono stati ritrovati in buono stato di salute ma infreddoliti per il brusco calo delle temperature. Vediamo. Recuperati due escursionisti dispersi sull'Etna. Si tratta dell'ennesimo episodio di questa stagione. Nel tardo pomeriggio del 2 gennaio il soccorso alpino e speleologico siciliano, allertato dalla centrale operativa del 118, ha avviato le operazioni di ricerca. Gli uomini si erano smarriti lungo il percorso della Grotta del Gelo a circa 2400 metri sul livello del mare sul versante nord del vulcano catanese. I coinvolti, partiti da Piano Provenzana intenti a rientrare,
hanno perso l'orientamento a causa dell'oscurità del terreno, della sciara, del follone. Le squadre di soccorso del soccorso alpino, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco hanno individuato entrambi che erano in buone condizioni di salute nonostante fossero infreddoliti per il brusco calo delle temperature e di un equipaggiamento non idoneo al clima dell'inverno. I mezzi fuoristrada hanno trasportato gli escursionisti fino al piazzale di Piano Provenzana ad attenderli anche i sanitari del 118 per tutti gli accertamenti del caso. E Grevina di Catania è sotto shock per i 3 incidenti mortali in meno di un mese sulle strade del territorio comunale. Questa mattina siamo andati in comune a intervistare il sindaco Massimiliano Giammusso che parla di tragica fatalità. Sentiamolo. 3 incidenti mortali in 20 giorni, 3 centauri uccisi dalla strada a Gravina di Catania, paese cerniera fra il capoluogo e l'area pedemontana etnea, le cui arterie di comunicazione sono quotidianamente attraversate da migliaia di pendolari residenti altrove. E a Gravina adesso ci si chiede se i 3 tragici schianti siano solo una casualità o se le vie di comunicazione abbiano un problema strutturale che le rende poco sicure. Abbiamo rivolto la domanda al sindaco Massimiliano Giammusso. Purtroppo si tratta di circostanze assolutamente disgraziate ma fortuite in tutti e 3 gli episodi. Veramente... diciamo dovuti forse in alcuni casi anche a qualche disattenzione da parte di qualcuno dei protagonisti, però in ogni caso diciamo non è su tutte e 3 le situazioni non sono da registrare problemi diciamo di carattere strutturale. Al massimo c'è un problema strutturale ma non ha a che fare con questi incidenti, del fatto che chiaramente Grevina sia attraversata ogni giorno da decine di migliaia probabilmente di autoveicoli, di autovetture, quindi chiaramente c'è una possibilità di incidenza maggiore di questi incidenti, però in questi casi siamo assolutamente nel caso e nel campo delle disgrazie non previste e non prevedibili, perché si tratta di 3 incidenti dalle dinamiche completamente diverse una dall'altra e che non sono assolutamente da mettere in relazione con problemi di carattere strutturale. Il comune può da sé innalzare gli standard di sicurezza sulle strade oppure è necessario l'intervento di enti superiori quali Città Metropolitana e Regione Siciliana? Alcune delle nostre strade principali fino a qualche anno fa erano di proprietà della provincia regionale, oggi Città Metropolitana. Poi con la cessione di queste arterie al comune, oggi ci occupiamo interamente noi della manutenzione ordinaria e straordinaria, che viene fatta, devo dire, anche abbastanza puntualmente, proprio su alcuni dei luoghi dove si sono verificati questi incidenti. Noi avevamo fatto degli interventi, mi riferisco per esempio proprio a Via Etnea, dove è scomparso purtroppo proprio ieri l'ultima delle nostre vittime, per cui diciamo noi la manutenzione la facciamo costantemente. In uno degli episodi, come si sa, nel primo degli episodi addirittura c'era la strada chiusa per un cantiere in corso relativo appunto al riasfalto di una strada del Viale Aldo Moro. Infine, il cordoglio di Giammusso per i 3 motociclisti scomparsi sulle strade di Gravina. Comunque ci sentiamo, questi 3 episodi ovviamente hanno causato non solo nell'amministrazione comunale ma anche nella popolazione una forte emozione, per cui non possiamo che esprimere grande solidarietà alle famiglie e ai congiunti di coloro che purtroppo oggi non ci sono più e davvero un grande cordoglio, perché al di là di quelle che possono essere state le cause certamente fortuite, per noi in ogni caso si tratta di grandi disgrazie che non vorremmo assolutamente vivere. E mi permetto anche di fare un appello: bisogna davvero stare attenti quando ci si mette in macchina o in moto, perché il codice della strada non solo va rispettato sempre, ma vanno rispettate anche le regole della prudenza. E adesso parliamo di sanità. I sindaci di diversi comuni della provincia di Catania hanno discusso del futuro e delle condizioni attuali dell'ospedale Castiglione Prestiani di Bronte, ospiti del direttore sanitario del nosocomio, Salvatore Pillera. Sentiamo. Incontro per potenziare l'ospedale Castiglione Prestiani di Bronte. I sindaci di diversi comuni etnei hanno fatto gli auguri di fine anno, discusso della tematica delle migliorie per il nosocomio. Sono stati ospite del direttore sanitario dell'ospedale, Salvatore Pillera, i primi cittadini di Bronte, Pino Firarello, Maletto, Pippo De Luca, Maniace, Franco Parasiriti e Randazzo, Francesco Sgroi. Le autorità comunali hanno chiesto udienza all'assessore al ramo Giovanni
Giovanna Volo. Non sono mancati al meeting gli assessori alla sanità di Bronte Randazzo, Angelica Prestiani ed Enrichetta Giardina e il consigliere comunale di Randazzo, la dottoressa Maria Mancuso. Noi negli ultimi anni abbiamo chiesto il potenziamento dei servizi dell'ospedale a servizio di un territorio vasto che comprende oltre 50.000 residenti, lo ha detto Firrarello. Oggi non chiediamo solo questo, chiediamo alla regione siciliana di porre fine alla irritante discriminazione che esiste nei confronti dei territori di periferia. La carenza dei servizi negli ospedali, come quello di Bronte, è derivata anche a causa della mancanza di medici, quando nelle aziende ospedaliere di Catania i medici nei reparti sono in esubero. Trascorso qualche giorno dalla partecipazione alla San Silvestro a Mare, l'astronauta paternese Luca Parmitano ha rimarcato sui social il forte sentimento di appartenenza che lo lega alla Sicilia e in particolare a Catania. Una carriera colma di primati, missioni e passeggiate spaziali con il futuro rivolto verso la Luna non sembrano aver in alcun modo scalfito, ma viceversa rafforzato, il forte legame di Luca Parmitano con la terra natia. La Sicilia, ancor più Catania, conservano un posto speciale nel cuore dell'astronauta paternese che con orgoglio ne rivendica calore, storia e bellezza. Così, trascorso qualche giorno dalla 61esima edizione della San Silvestro a Mare, alla quale ha preso parte, Parmitano ha rimarcato sui social l'unicità dell'isola così come della città etnea. La Sicilia è talmente ricca di storia, mitologia, leggenda, che inventarsi una nuova tradizione, scrive Parmitano, non è per niente facile. Eppure a Catania ne esiste una da poco più di 60 anni, da quando mi sono avvicinato al porticciolo di Ognina per la prima volta da partecipante alla San Silvestro a Mare, ho sentito un immediato sentimento di appartenenza. Due giorni fa il sole siciliano ha ricordato a tutti perché la mia terra, prosegue ancora l'astronauta paternese, ha da sempre attratto visitatori da tutto il mondo. La bellezza dello scorcio catanese, con l'Etna a osservare dall'alto fumando Sorniona, era riflessa negli occhi di tutti i presenti, che sorridevano, esilarati nella semplice gioia di trovarsi tutti insieme a condividere un'esperienza, a creare una nuova memoria. A volte, conclude, è un po' più facile essere ottimisti e credere in un futuro migliore. Ci spostiamo adesso a Paternò, dove sono stati consegnati oggi all'Albus, dal Teatro Giovane Turi Pappalardo, 30 pupi siciliani, poi donati ai bambini di Paternò al termine del tradizionale pranzo allestito per le feste di fine anno presso la casa di riposo IPAB Salvatore Bellia. Sentiamo! Dopo due anni di pandemia è ritornato quest'oggi il tradizionale pranzo e incontro con l'Avuls e con i bambini presso l'IPAB Salvatore Bellia di Paternò. E questa mattina, nel corso dell'evento, il Teatro Giovane Turi Pappalardo con il suo rappresentante Francesco Pappalardo ha consegnato all'Avuls 30 pupi siciliani e l'associazione ne ha fatto dono ai bambini di Paternò. Dopo due anni di pausa, per i motivi che noi tutti sappiamo, stiamo riprendendo la nostra iniziativa. E cioè per il periodo di Natale solitamente offriamo noi dell'Avuls un pranzo a dei bambini, ma non è soltanto l'offerta ovviamente di un pranzo, ma è tutto quello che questo comporta e quindi la convivialità. È anche un tentativo appunto di riportare la normalità è ristabilire i rapporti sociali. Al contempo oggi ci sarà anche la consegna dei pupi siciliani che il Teatro Giovane Turi Pappalardo ci ha fatto dono precedentemente e che noi ora doniamo a questi bambini. Ma non è soltanto un dono, è anche un ricordo del nostro passato. I pupi siciliani fanno parte della nostra cultura e quindi è un regalo anche culturale e spiegheremo ai bimbi che cosa rappresentano per noi questi pupi. E Angelo Magrì, cittadino paternese, ha compiuto 100 anni, un compleanno importante che è stato festeggiato anche dal comune con la consegna al neocentenario di una targa commemorativa.
Festeggiato l'arrivo del nuovo anno, a Paternò si è celebrata ieri un'altra importante ricorrenza. Angelo Magrì, presidente dei revisori dei conti ormai in pensione, ha compiuto 100 anni, un ambito traguardo che il signor Magrì ha festeggiato con la famiglia e che anche il comune ha voluto omaggiare. Durante i festeggiamenti, infatti, il sindaco Nino Naso ha portato in dono al neocentenario Arzillo in grande forma una targa celebrativa. Per iniziare il nuovo 23, ma iniziamo con una delle nostre querce, con la storia della nostra città. Voi avete segnato la storia e oggi da sindaco sono onorato di essere vicino a lei. Grazie. Signor Angelo, signor Magrì oggi compie 100 anni. Con il primo cittadino del Rendonore che abbiamo preparato una targa che rileggo in occasione del 100° anniversario dalla nascita, un ringraziamento per aver sempre manifestato con orgoglio l'identità e l'appartenenza alla nostra comunità. Questo è quello che ci rappresenta il signor Angelo Magrì, il sindaco. Io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio amici e parenti che sono con me sempre, gli auguri più belli che ci fosse qui. Auguro tutti quanti amici e parenti che sono qui presenti di raggiungere i 100 anni. In Contrada Rinazze a Biancaville è stato inaugurato il bar e ristorante Antichi Sapori. Alla base del progetto la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Valorizzare i prodotti locali e offrire in zona un servizio a lavoratori e passanti. Su queste fondamenta è stato costruito il progetto di Antichi Sapori, bar, vendita di prodotti tipici alimentari e ristorante inaugurato il 2 gennaio in prossimità della sede del Consorzio Erogrumi in territorio di Biancavilla, in Contrada Rinazze. Un evento molto atteso, un progetto su cui si è lavorato a lungo e badando ad ogni particolare. Presenti per il taglio del nastro, oltre a imprenditori del territorio, anche i sindaci di Adrano, Paternò e Centuripe. E si parte proprio da una tipicizzazione di un locale che permette al territorio di far gustare quelli che sono i nostri prodotti, IGP, IDP, quindi questo è veramente meritorio per chi lavora in questo territorio e per chi vuol far conoscere delle cose veramente prelibate. Quindi consiglio a tutti di venire almeno una volta a provare quelli che sono i prodotti della nostra terra. Sono contento sia come sindaco ma anche nella veste di presidente del GAL, sviluppare le attività produttive nel nostro territorio, dare punti di riferimento diventa importante. È passata la pandemia, vediamo che i nostri imprenditori vanno avanti, siamo felici per tutto questo, infatti siamo qua insieme ad altri colleghi sindaci per testimoniare, ecco, il piacere di stare insieme ai nostri imprenditori e non farli mai sentire da soli. Noi qua avevamo inizialmente presentato un progetto per fare la Sicilia in miniatura, ma chiaramente una volta che è naufragato il progetto del Regalbuto abbiamo dovuto riadattare e abbiamo rielaborato il progetto e adesso qua è diventato un locale per la valorizzazione dei prodotti tipici nostri dell'Etna e soprattutto per creare, diciamo, magari un luogo di ricevimento, di degustazione dei prodotti tipici. E quindi speriamo che vada bene. Una serata di festa, bello, oggi ci ritroviamo in questo quadrivio di
cultura gastronomica. È bello perché qui si incontra un'esigenza di molti lavoratori che già sono nel territorio con la qualità di prodotti tipici, con la qualità di prodotti che fanno la differenza, che ci fanno conoscere in tutto il mondo. È la bellezza di metterle a disposizione anche dei lavoratori che spesso lavorano e mandano i prodotti al Nord Italia, adesso potranno gustare in questo centro anche il frutto del loro lavoro. È un ristorante, una gastronomia, ma anche veramente un centro per degustare le bontà del nostro territorio. Il progetto è iniziato diversi anni fa, poi una serie di vicissitudini hanno allungato un pochettino i tempi, ma ogni problema, sicuramente ogni porta che si chiude se ne apre un'altra, perché ha fatto sì che questo progetto nascesse in maniera più completa, con persone che sono nel settore alimentare già da anni e che daranno sicuramente il meglio sia nella lavorazione dei prodotti che nell'accoglienza dei clienti. Siamo tre fratelli e stiamo cercando di dare lavoro a tante persone, stiamo cercando di incrementare sul settore. Ci occupiamo di tanti settori, però ora stiamo svolgendo sulla ristorazione. Penso che abbiamo dato il massimo, tanti sacrifici, tantissimi, e in bocca al lupo a noi e grazie di tutto. Da settembre che noi abbiamo iniziato i lavori con tanti sacrifici, tutti i giorni qua per arrivare a questo livello. Noi qua faremo dalla colazione la mattina, rosticceria, pausa pranzo come primi, secondi, contorni e poi la sera, bisogna vedere se ci sono degli eventi come compleanni o altro, li possiamo anche fare. Abbiamo iniziato questo progetto con i miei fratelli da settembre e finalmente l'abbiamo portato a buon fine. Tanti sacrifici, però ben ripagati. Speriamo che ne valga il sacrificio e cerchiamo di andare a creare un punto di ristoro in una zona che è poco abitata. E ho accettato molto volentieri l'invito da parte dei gestori, dei proprietari, intanto perché è un punto d'incontro di questo che è questo bellissimo territorio che è il Simeto, la Val di Simeto, che già è una realtà che lavora insieme e si coordina, che possa essere un passaporto importante per i visitatori che stiamo cercando sempre più con la nostra politica culturale di attrarre in questa parte della bella Sicilia che è la Val di Simeto. E con questo servizio termina questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.ciactelesud.com, ma anche sui nostri canali social Facebook, Instagram e Telegram. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.